Ma che razza di tempo c'è oggi? Tempo di salsizze. Oggi, domenica 28 aprile, complimenti per le scuolpolamiche del meteo. Allenino Becchio, che ci avranno anche tanta marmellate, tutta conservata dentro in un barretto, e non è che sto barretto, non imbiancate, non scrivete su sta parete, non vi sto barendo, ma vi sto parlette, come se fosse di Barletta. Perché c'è il meteo? Il meteo che dicevano che oggi domenica 28, bellissima giornata, infatti volevo salire a Palazzolo in campagna a finire dei lavoretti che stavo facendo, ma se avessi avuto la casa senza il fiume sotto e gli alberi sopra, praticamente il fiume dell'acqua, dell'umidità è data da questi alberi perenni, questi alberi invernali che ci sono sopra continuamente nelle rocce causano questa, cioè, un po' di spazzatura. Ecco, questo è l'unico cestino arrugiato qua che c'è. La vegetazione serve per nascondere la spazzatura. In tutto questo coso qui enorme, l'unico cestino è lì. L'unico cestino è lì. Vi pare possibile? Chiedo non a quelli italiani del nord, che ormai sono ridotti circa così, dipende dalle zone. Chiedo alle nazioni, quelle un po' più. Allora, decidetevi, si deve raccogliere o non si deve raccogliere? Ci vogliono i cestini o non ci vogliono i cestini? È un luogo pubblico o non è un luogo pubblico? Nel frattempo, intanto che vi decidete, lo Stato decade. Quella, come potete vedere, è ancora rimasta lì. Ci sarà anche del cibo dentro, avariato, da mesi, un mese, 15 giorni. Perché lo stato giuridico decade? Perché non è che possiamo stare tutti sospesi su un unico filo, aspettando che voi decidiate e facciate quello che dovevate fare, non solo nelle facciate, ma proprio nella, cioè mettete i servizi, ecco. Tutti gli capitano le cose di perdere figli, mogli, genitori, parenti, amici, e si stanno zitti e raccontano altro. Io quella è omertà. Alcuni gli girano i coglioni e vi dicono la verità, quello che la sto dicendo io in faccia. O mettete dei cestini in quattro cantoni, dove si entra e si esce, oppure gli dice al vigile urbano, chiunque sia, allo Stato, che si raccogliesse lui tutte le merde che sta causando, inutili in più. Qua queste sono ferme qui da anni. Questa roba è ferma qui da anni, aspettano solo lo spazzino, il miglior, the master of garbage, wind. Oltre al fatto che i siracusani tirano, ora sto lasciando io, buttano le cose proprio così, ma non solo loro,
Ora, ma li hanno insegnati male, vedi? Ora volevo dire una cosa, sai? Lasciando un sacchetto, quando cali e così fanno la cacca sotto in garage, dove ci sono cani, gatti e tutto, sto lasciando il sacchetto lì. Ieri mia madre mi ha rimproverato: ah, il sacchetto qui, se tutti fanno così si trova, ma l'hai visto che cosa c'è? E allora ti ci metti anche tu? No, però siccome ci sono cacche di altri cani, io la metto dentro il sacchetto e la lascio nell'angolino del mio garage, la metto lì. Così, capito? Perché ci sono delle cacche di altri cani, scende qualche altro cane o gatti e cani, perché ho visto scende qualcuno dalle altre palazze e fanno fare la cacca e se ne vanno. Perché non vogliono mettere un minimo di sbarra. E allora io la prendo, la loro, e la metto in un sacchettino nel mio angolo, poi la butto la sera o l'indomani nell'angolino del mio garage. È perché sennò mi dicono che quelle cacche lì sono di cali e tuffi. Attenzione a dove. Capito? Se non capite va bene uguale, tanto ci vuole prova. E che ve li devo dare a voi che non capite? St'Italia. Ma non è mafia, non è mafia che genera la malavita. Non è che le istituzioni sono mafiose, sono tutti giocherelloni che però quando è pol, pim, pom, pim, pim, pom, pum, pom. Quindi non ci sono potuto andare in campagna, non ci sono potuto andare in campagna perché la casa scorre su un fiume, cioè sta su un fiume che scorre di sotto, è così, e con quegli alberi sopra che in più col vento possono cadere. Mamma, come sono cose degli altri, facendo ombra d'inverno soprattutto, tutto 10 mesi l'anno, la casa è tutta fresh. Ha voglia di accendere le stufe, le stufette, le provole e i prosciutti affumicati. Ci mettono un pepe e lino benf, lino benf. È stato un bel porcellone con tutte quelle zinne, quelle minne, quelle zizze, quei seni e coseni. Quindi anche il Papa è stato praticatore di. Il nonno d'Italia, popi, popi! E Birubis nonno, che aveva, cosa? Zattura aveva mezzo all'anche, e la nonna, e i bisnonni. Però sempre sacri, sacre corone riunite. Ecco cosa ha favorito Gratteri, massacrandola, dice lui, la Calabria, la mafia calabria. Quello là, come si chiama? Quello molisano, quello di Tangentopoli, ha distrutto alcune mafie per favorire, però in Molise no, per favorire le mafie molisane. La Camorra, Andrangheta. Ora questo sta distruggendo, tenta di distruggere, diciamo, le associazioni calabresi, così salivano quelle della Sagra Pugliese. È tutto uno scontro di Pietro e di pietra. Ed è l'ora della prima angula zium. Cosa c'è di buono qua dentro? Ma chi è che mi ha fatto lo scherzetto? È un caldo pazzesco, c'è caldo qui, là sotto gli alberi e il fiume in campagna, alberi che durano 10 mesi nello stesso posto, ci sarà umido, umido e vento pericoloso. Quindi peccato perché se no andavo lì e mi finivo dei lavoretti. Qua c'è un caldo micidiale. Fate delle zone in cui si raccolgono le cacche, scrivetelo, fategli i recinti. Zona declassificata. Zona declassificata.
da rivalutare. Prima la declassificano, una volta che la fanno svendere, riducono le cose in poltiglia e sporcizia, poi cercano di venderle, capito? E così riciclano il denaro a Milano e a posti simili dove sembra che hanno più soldi e lo sanno solo loro. Fino a quando non arriva poi il magistrato contro Milano, pom, pim, pom. Ma a favore di un'altra zona, di un'altra. È una lotta di mafie l'Italia, di parti, di partitocrazia, di mafie. Fuori Tofì, non ti ci mettere anche tu, ma non noi ruschi focaccello. Andiamo! Fatemi una casa qua sotto gli alberi, così in montagna, per giunta fatta in cemento, oppure in legno che non c'entra niente, perché nel Tirolo ce l'hanno sotto nelle foreste, nelle cose, pensi. Intanto le tengono lontano dagli alberi, ma qualora fossero in una foresta, lo sanno fare da una vita, il tipo di legno, il tipo di. Non è che tutti i legni vanno bene. E poi dubito che siano vivibili al 100%, secondo del tempo, del clima, del periodo dell'anno. Proprio da stupidi. Vabbè, allora, peoples, io vado a consumare quei cornetti, se non si avvelenano i cani in tutta sta cosa. Le black peoples scorazzano felici, per fortuna, anzi quasi felici, meglio che incazzati. Neri, a dopo. Ecco cosa serve il verde. C'è il cestino, cosa puoi obbligare? Loro ti obbligano lo stesso. Bisognerebbe imparare da queste persone così. Da queste black. Anche loro hanno i loro problemi, no? Non capite. Non capite. Non potete capire. Ci vorrebbe l'estinzione di quelli bianchi. Purtroppo, essendo io bianco, anche in alcune parti nero, tipo qua sbagliato, ma non potete capire voi mucchi, puppette di mucco. Un video, guarda, appena gli punti la telecamera sono fotosensibili gli uccelli. Guardate che particolare questo modello di panda anche. Eh? Un po' socializzato con questi cagnoletti, perché loro sono sempre. Andiamo, andiamo. Se no, se stanno troppo in campagna, sì. Fatevi una casa qua dentro quest'albero. In montagna, magari mi vengono i funghi, i gufi nel culo, le tarantole. Ho finito le cazzate di oggi. Questo è tutto che non si muove, non si ferma. Cassonetti, cassoni e cestini sempre che costano, e in più ci vuole anche manutenzione. Non ti avvicinare qua, manco se. Scegli lì, fai. Bella me, una natica. Proviamo ad attraversare qua in questo fantasioso asfalto killer. E che Dio ci aiuti. Che non è lo stesso Dio di quello del Papa, eh? Quello, lui è il Dio delle città. Il Dio del mondo. Il mio è il Dio dell'universo. Storia.
quanto pare. Pare. E allora, con questo tempo incerto, dicevo, con questo tempo incerto, sto andando a fare, si poteva andare o non si poteva andare, non si sa se si poteva andare o no a fare queste cose a Palazzolo, se ci fosse in campagna, se ci fosse stata senza alberi tutto l'inverno, e allora sì. Ma qual è la storia che vi sto raccontando? La storia che vi sto raccontando è quella che si sa, almeno lo dovrebbero sapere i nostri avi, i nostri genitori, gli adulti, quelli come me e quelli prima di me, che gli ultimi piani, come i giardini, hanno bisogno di una gestione, di lavori un po' più particolari. O almeno si diceva così, si diceva prendere il primo piano, il secondo piano, i piani, gli infrapiani, gli inframezzi come piani, perché sono più facili nella gestione rispetto a un pian terreno e un ultimo piano. Poi dice, ma tu non sei stanco? No, non sono stanco perché i lavori che fa, a parte che me ne sono tornato con la panda che ha una seduta comoda, ma poi i lavori che facevo li facevo a chilometri di distanza, non solo dalle migliaia di chilometri da dove sono nato, dove mi hanno detto che sono. Questo è un nuovo ritrovato per i cani. Questo. Ma in più lavoravo pesante di testa, di cervello, con tutta un'organizzazione non adeguata, diciamo truffaiola, con altre organizzazioni truffaiole, mezzo, sempre col bollo di Stato, quindi glielo permette lo Stato, la magistratura e tutti, lontano anche da dove stavo di casa, quindi giravo regioni e non è che giravo così fischiettando e ballando. In tutti i lavori che ho fatto, bene o male, è stato così, che non vi risultano perché siete italiani. Guardate qui che roba che c'è. Tutto congelato, roba buttata a favore della malattia dei cani, non lo so che è sta roba. Questa roba va tutta a male. Comunque. E poi per concludere. Metto qua sotto perché sennò mi cade qualche cosa in testa. Per concludere vi dico, ma tu che cosa avresti voluto in quella situazione? Vi ho raccontato quando quella con Rottweiler mi stava facendo sbranare, e se ci fosse stato un altro gli veniva un infarto. Per il cane è buono, ma non sai se le persone stanno d'infarto, e comunque non l'ho ascoltato e non era affatto buono perché un Rottweiler non lo può sapere come gli gira con femmina, con delle femmine. E per fortuna amo sia le femmine che il Rottweiler ancora, perché non è successo niente di brutto, se no le avrei odiate. Cosa avrei voluto da quando ho chiamato la polizia? Perché o chiamo, o me la sbrigo sola, o chiamo la, solo, o chiamo la polizia. La polizia è vigile, al loro dovere. Avrei voluto il loro dovere. Qual era il loro dovere? Non quello di andare lì, sequestrare il cane, che non l'avrebbero fatto perché sicuramente hanno amicizie, chissà di chi era, moglie o di chi era, probabilmente di poliziotti, di quelli che sono venuti il giorno stesso per casa mia. Quindi era tutta una cosa organizzata o era una cosa casuale o spinta? Che com'era sta cosa? Quindi che cosa avrei voluto? Avrei voluto che loro venissero lì e facessero il loro dovere a posto di fare la mafia organizzata, una volta buona, una volta. Ho voluto venivano lì e gli dicevano, voi dovete stare attenti al cane, usate i cestini, non lasci più libero il Rottweiler se non conosce le persone. Gli avrebbero fatto un rimprovero, senza bisogno invece di agire in maniera coatta. Solo così si possono salvare le cose, solo portando la giusta misura. Ma quella al telefono della polizia
e ha risposto: no, queste cose non le facciamo, deve venire lei qui, gli fa la denuncia, che non è, voglio vedere dove è scritto, io devo andare lì e che loro non devono mandare una pattuglia, intanto per rimproverare, senza bisogno di punire o di fare finta di niente, a seconda delle persone e delle amicizie. Capite che questo sistema è un sistema mafioso, anche se non sembra mafioso, significa di parte, al di là della realtà, della verità. Comunque, vado a fare la spesa e vi saluto. Come si dovrebbe fare in tutte le situazioni dove, se le persone e le istituzioni lavorassero veramente e prevenissero veramente i problemi, che un conto è prevenirli con cultura, con un giusto tocco di educazione, giusto tocco di educazione, con qualità, con funzionalità, e un conto è non saperlo fare, e quindi prevenire in maniera drastica solo a chi conviene, per poi andare a ricorrere ai ripari dove è riparabile, quindi degli squilibrati. Mi dispiacque, ma così è. E rinnovo la mia denuncia contro solito di terrorismo, oramai istituzionale. Prima era rivolta a pochi, ora ve l'ho beccato tutti, che mi fate un cazzo di quello che si deve fare. E vado anche contro la vostra finta educazione. Fighi su caninghi, amo da muto. Gauz, ecco un po' riesce. Forza! Pippo! Cosa sta succedendo?